Ciao a tutti! Oggi vorrei parlarvi dei due nuovi mascara di Essence e quindi farvi la recensione approfondita dopo averli utilizzati praticamente tutti i giorni, anche due volte al giorno a volte, perché magari li applicavo la mattina, poi mi struccavo, facevo la doccia e mi ritruccavo, quindi li ho usati veramente tantissimo, è una recensione super super approfondita. Ve li avevo mostrati di recente nel video haul, che vi ho fatto su tutta la nuova collezione di Essence, o perlomeno su quello che ho acquistato io della nuova collezione e sotto quel video mi avete chiesto tantissimo di vedere la recensione di questi mascara e anche di altri prodotti, quindi pian piano li sto testando e le vedrete tutte. Ho voluto iniziare facendo la recensione dei mascara perché credo che sia il prodotto più interessante, perché è difficile trovare dei buoni mascara low cost e soprattutto dei mascara bianchi low cost non se ne trovano facilmente. Vi lascio intanto all'applicazione dei due prodotti e poi vi dico cosa ne penso. Su quest'occhio applico sia la base bianca che il mascara. Quest'occhio invece applico solo il mascara senza la base bianca. E questo è il risultato finale. Su quest'occhio c'è sia la base che il mascara, e su questo c'è solo il mascara. Devo dire che entrambi questi prodotti mi piacciono tantissimo. Intanto il prezzo è di 4,19 euro l'uno, quindi è un prezzo irrisorio rispetto al risultato che danno, cioè hanno un ottimo, secondo me, ma proprio ottimo rapporto qualità-prezzo. Il mascara mi piace tantissimo, già da solo mi fa questo effetto ciglia volumizzate, molto nere, molto intense. L'unica cosa, bisogna stare attenti a lavorarlo troppo perché tende a raggrumare le ciglia. Lo trovo molto molto simile come effetto al mascara di Too Faced, il Better Than Sex, che è uno dei miei mascara preferiti del momento, che veramente prima di continuare a testare questo usavo sempre solo quello di Too Faced. L'ho trovato davvero molto molto simile e così come quello di Too Faced, anche questo, se lo lavorate troppo o comunque insistete troppo, tende a seccare le ciglia, cioè a farle unire tutte insieme. Però a parte quello, se si sta un minimo attenti, è un mascara fantastico, cioè al pari di uno che costa 22 euro, se non sbaglio, quello di Too Faced. Quindi assolutamente consigliatissimo e se lo trovate, provatelo. Anche questo qua bianco mi piace tantissimo, ho visto proprio la differenza. Soprattutto io ho quest'occhio dove ci sono le ciglia più folte, un po' più lunghe, un po' già più incurvate di natura, e quest'altro che invece tende sempre ad avere le ciglia un po' più piatte, un po' meno incurvate. Usando questo mascara finalmente riesco ad avere tutti e due gli occhi con questo bell'effetto ciglia ricurve, ciglia comunque ben separate, ben infoltite. Io ne usavo uno di Dior bianco e mi piaceva molto l'effetto, però dopo averlo terminato non l'ho più ricomprato perché comunque era troppo costoso secondo me e ho sempre utilizzato il mascara senza niente sotto. Però un po' per testarlo, per farvi la recensione, un po' perché davvero l'effetto che mi fa mi piace, mi sa che questo qui continuerò ad usarlo quotidianamente. Tanto visto che si asciuga abbastanza in fretta, perciò anche la mattina non mi va a complicare più di tanto la cosa o a togliere così tanto tempo. L'effetto però è davvero differente quando lo si applica e quando non lo si applica. So che anche Kiko fa un mascara bianco di base, me l'avete detto voi, io purtroppo non l'ho mai provato e sinceramente non mi ero neanche accorta che lo facessero, quindi non posso darvi opinioni e non posso fare un confronto. Però se può interessarvi, fatemelo sapere, vado a prendere quello di Kiko e vi faccio il confronto con questo. A me questo qui fa impazzire e sicuramente è meno costoso di quello Kiko. Perciò se lo trovate, secondo me, orientatevi su questo e vedrete già dei risultati. Poi
Poi davvero va bene anche per quando si è di fretta perché si asciuga subito, va semplicemente a fissarsi sulle ciglia, a districarle e a fare questa base perfetta. Per quanto riguarda la durata, mi duravano entrambi tanto perché li tenevo su dalle 7 alle 9 ore anche dei giorni, quindi assolutamente promossissimi secondo me, rapporto qualità-prezzo fantastico. Essence si è superata questa volta, è il più bel mascara di Essence che io abbia mai provato finora e li ho provati praticamente tutti. In un commento qui sotto se vi va fatemi sapere cosa pensate di questi due prodotti, se vi attirano, se comunque li avete già trovati, se non vi piacciono, perché comunque questa è, come dico sempre, una recensione totalmente soggettiva. Io vi dico l'opinione secondo me e vi faccio vedere l'effetto su di me. Non ho delle ciglia fantastiche, ma neanche sfigatissime. Sono sfigatelle a metà, diciamo. Spero con questo video di esservi stata utile o comunque di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!